Ciao a tutti, sono Tiziano e anche io, come voi, faccio fotografia. Benvenuti in questa nuova puntata di Photo Discovery, la playlist del mio canale che aiuta a conoscere il linguaggio fotografico dei grandi fotografi. Senza dubbio, per fare una buona fotografia bisogna imparare a parlare questo linguaggio e questi video ci aiuteranno a riflettere sul nostro percorso di apprendimento. Prima di iniziare, piazzate un like, condividete e iscrivetevi al canale. Per farlo, clicca su iscriviti in basso al video e attiva la campanella. Ringrazio Walter e Lorenzo che, grazie alle loro donazioni, hanno contribuito un po' all'economia del canale. Se volete contribuire anche voi, trovate qui sotto nell'info box come fare. Bene, ora possiamo parlare del fotografo di oggi, Ernst Haas. Ernst Haas nasce a Vienna il 2 marzo del 1921 e ci lascia il 12 settembre del 1986 a New York. Come per molti fotografi nati nei primi decenni del Novecento, vedi Eric Cartier-Bresson, anche lui aveva l'aspirazione giovanile di diventare un pittore. Agli inizi degli anni 40 comincia a studiare medicina, ma a causa delle sue origini ebraiche è costretto a lasciare gli studi. Poco dopo, con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, interrompe ogni progetto e si arruola nell'esercito tedesco. Solo dopo la fine della guerra inizia ad occuparsi di fotografia. Fotografa così il rientro dei prigionieri di guerra austriaci. Già questi primi scatti attirano su di lui una certa attenzione, in special modo da parte di Life, che gli offrì un contratto da fotografo interno. Haas però rifiutò l'incarico per preservare la sua indipendenza. Nel 1949, invitato da Robert Capa, entra a far parte dell'agenzia Magnum Photos. Qui ebbe modo di stringere rapporti con fotografi come Eric Cartier-Bresson e di intensificare quelli già buoni con Werner Bischoff, con il quale aveva già una buona amicizia iniziata durante il lavoro con l'agenzia Black Star. È il 1951 quando si trasferisce negli Stati Uniti. Lì inizia subito a sperimentare la fotografia a colori, scattando con le pellicole Kodachrome. A proposito, se non avete ancora visto il film Kodachrome, guardatelo. Al momento è possibile farlo anche su Netflix, quindi vi lascio il link qui sotto in descrizione. In quegli anni l'utilizzo del colore in fotografia era praticamente relegato solo al campo pubblicitario. Le immagini a colori non venivano praticamente utilizzate, se non in rari casi, nelle riviste e sui giornali, dandogli così un valore artistico praticamente nullo. Ernst Haas divenne così il più grande fotografo di fotografia a colori degli anni 50. Nel 1953 Life pubblicò un suo reportage su New York di circa 24 pagine. Era la prima volta che Life pubblicava un reportage a colori di questa portata. Nel 1962 una sua retrospettiva divenne in pratica la prima mostra a colori del New York Museum of Modern Art. Sempre a proposito della fotografia a colori, vi consiglio la visione di Photo Discovery 7 su William Eggleston. Ernst Haas è senza dubbio uno dei più celebrati e influenti fotografi della storia della fotografia. La sua ricerca fotografica lo pone come pioniere e rivoluzionario, essenzialmente per due aspetti specifici del suo linguaggio, il colore e il movimento. Ricercava continuamente una dominante di stile per sfruttare al meglio l'uso combinato di movimento e colore. È decisamente sempre chiaro il riferimento alle sue giovanili aspirazioni pittoriche. Il coronamento della sua ricerca si dimostra e si mostra nella famosa serie di fotografie dedicata alla corrida, nelle quali movimento e colore si combinano dando vita ad un nuovo linguaggio fotografico. Per Haas la scelta del colore nasce decisamente dal particolare momento storico in cui visse. Spiegò così le sue scelte fotografiche. Nei miei ricordi, gli anni della guerra, tutti gli anni della guerra, ivi inclusi almeno 5 duri anni di dopoguerra, saranno per sempre anni di bianco e nero, o meglio, anni in grigio. In qualche modo, forse simbolicamente, ora volevo dire che il mondo e la vita erano cambiati, come se tutto all'improvviso fosse stato ridipinto di fresco. Insomma, i tempi grigi erano finiti. Come all'inizio di una nuova primavera, volevo celebrare col colore i tempi nuovi, colmi di nuove speranze. Anche l'uso del mosso fu per Haas una scelta che affrontò decisamente con successo. L'obiettivo era quello di rendere l'idea del movimento in fotografia
fotografia correlato a tempo e spazio. Ho voluto liberarmi dal classico momento statico, disse, per ottenere un'immagine che esprimesse anche il concetto di tempo. Durante la sua carriera Haas ha viaggiato in lungo e in largo, realizzando reportage per riviste della portata di Life, Vogue e tante altre a livello internazionale. Fra i suoi libri consiglio The Creation 1971, In America 1975, In Germany 1976, Himalayan Pilgrimage 1978. Nel 1986, anno della sua morte, riceve il premio Hasselblad. Ernst Haas ci lascia il 12 settembre del 1986 a New York. Allora, anche questa puntata di Photo Discovery finisce qui. Conoscevate sicuramente Ernst Haas. Cosa ne pensate delle sue scelte che hanno poi determinato il suo linguaggio fotografico? Fatemelo sapere con un commento qui sotto e consigliatemi altri autori di cui vorreste che Photo Discovery si occupasse. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividete e iscrivetevi al canale. Per farlo, clicca su iscriviti in basso al video e attiva la campanella. E che altro dire? Ciao e alla prossima puntata di...